Ciao, sono Sara Z da La La Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Quattro chiacchiere di condivisione culturale e linguistica per scoprire le loro vite e storie. Enjoy! Sono con Saverio Principin. Grazie Saverio. Grazie Saverio di questo live, veramente sono onorata. Saverio Principin è un multiplatino produttore musicale e compositore. Non voglio entrare nel particolare di tutto il suo curriculum perché io ci ho messo un'ora per leggerlo. With my cup of coffee, it took me an hour to read everything, all the extensive work that Saverio has done. So he has a web, you have a website? Yes. www.saverioprincipini.com e potete trovare tutta la sua biografia, ma mi piacerebbe entrare un po' più nel dettaglio del tuo lavoro, di quello che fai. Intanto tu sei di Roma, sei italiano, sì, e vivi a Los Angeles. A proposito, com'è ora la situazione con i tour? How's the situation with the tour? No, all tours have been cancelled. All summer tours have been cancelled. Okay. In Italy and in Europe in general, but I think in the United States too, I think pretty much everything is shut down. I think some clubs are going to reopen at one point, but I'm not sure what the direction. Ma in generale, in Italia e in America, vero? Mm-hmm. Sì. Da tutte le parti. Da tutte everywhere. Le parti, sì. So now you're working at Speakeasy Studio. The Speakeasy Studios. We have this wonderful studio and started about 13 years ago. With my partner, who's a celebrity in Italy, Vasco Rossi is a famous rock star in Italy, and of course we opened up this wonderful place in Los Angeles, in Los Feliz, and you know, I work here pretty much all year long. Insomma, e ora stai lavorando, cioè anche se siamo ancora in quarantena, com'è il lavoro per gli artisti? Puoi parlare in italiano? Le cose si stanno pian piano cominciando a riaprire, non siamo ancora attivi al 100%, però si cominciano a fare un po' di sessioni. Ho prodotto un giovanissimo cantante chitarrista punk rock di Los Feliz che si chiama Christopher Woods, ed è venuto, abbiamo fatto questo divertentissimo EP con quattro canzoni che suonano fra il punk del 1979 e il punk di oggi, ma proprio punk rock. Ma infatti tu produci cantanti indipendenti, questa è una bellissima cosa, anzi grazie per tutti quelli che magari non hanno avuto la fortuna di avere successo. E actually I want to ask you something later about independent artists and famous artists, but how do you find them? Come trovi questi artisti indipendenti? It depends. Sometimes it's word of mouth. You know, in this case, it was the Conservatory of Music. Passa parola. Word of mouth. Sì. Yeah. Yeah. It was the Conservatory of Music of Silver Lake that is owned by Flea from the Red Hot Chili Peppers, and he did this wonderful, created this wonderful school here in Los Feliz, actually started in Silver Lake a few years ago, and then they moved to Los Feliz, and it's still called the Conservatorio Musico Silver Lake. Conservatorio, okay. Oh, Silver Lake Conservatorio Music, either way. Yeah, and, you know, I got in touch with them about, you know, possibly producing some talents, some of their students that had talent, and the co-owner, you know, Flea's partner, contacted me and said, you know, we have this amazing young, talented 15-year-old that, you know, deserves a shot. So, 15 you know, anni, I once in a while, using a lawyer's term, I do stuff pro bono, you know, like on spec, as we say in my business. We just basically bring in artists that I believe they deserve to be recorded, and they might not have the budget on their own, and we allow a little bit of time and space to help them out and, you know, develop. Aspetta, lo dico anche in italiano, sì, praticamente sì, artisti che magari non hanno le possibilità economiche. O un contratto discografico, o ancora un management, diciamo anche artisti che sono all'inizio della loro carriera, e magari se c'è un artista di particolare talento, magari un artista che io vedo in un club che suona dal vivo, oppure... Yeah.
il passaparola, sì, di un amico o un'amica che magari dice: guarda, c'è questo artista molto bravo. In questo caso è stato il conservatorio di musica di Silver Lake che mi hanno indicato questo giovane talento, e quindi è bello sviluppare dei giovani, dare la possibilità ogni tanto a qualcuno che ancora non ha un contratto, magari non potrebbe venire in un grande studio di registrazione per questione di budget, però è divertentissimo lavorare con gli artisti quando sono ancora in un Yes, because come si dice lì, modelli come la creta, you kind of you work. No, io in realtà cerco di essere un produttore invisibile, nel senso che a me piace l'idea che l'artista abbia la propria personalità e che possa sviluppare, che io possa aiutare lui o lei a sviluppare questa propria personalità. Non voglio imporre un mio stampo, no? Yeah, you don't want to impose. Yeah, you're like, no, I don't like it. Say, I think when you say your stamp, in che senso? Your stamp, intendi il tuo... Well, you know, because of course, you know, as I'm working with a young artist, I might have like a ton of ideas on my own, you know, about arrangements. Why don't we do this here and why don't we do that there? But I got to be careful because also I got to respect their vision and I got to respect their ideas and make sure that I'm not over... producing, where all of a sudden it sounds like a very sleek, perfectly, you know, produced project, but it loses its core essence that perhaps, you know, 15 Bravo, years old, sì. You know, like, you know, who they really are. Yeah, you might take away their personality if you are too intrusive, no? Se sei troppo invadente. Absolutely. Ma a proposito di questo, mi chiedevo, secondo te, qual è la differenza, cioè, tra un artista indipendente e un artista famoso? Secondo te l'artista indipendente cerca la fama o comunque vuole rimanere più nella sua nicchia? Cioè, la fama nasce come conseguenza o può essere una scelta? Una scelta non può essere, perché non si può decidere di diventare famosi. Ci deve essere un responso di pubblico. No, you cannot decide to become famous, you know. Audiences have to like your music and your message, and then, yes, you know, you either, you know, make it or not. And I personally don't believe that every artist should be platinum selling and top, you know, sending hundreds of thousands of records. It doesn't mean, you know, that, I mean, not everyone, you know, have to get there in order to have a career. There is a lot of independent artists that operate in the music industry where they have maybe a small crowd of followers and people that like their music, a lot of non-mainstream artists that might go on tour in colleges or small clubs, and, you know, perhaps they have a harder time, you know, making it through, and sometimes... No, infatti, perché anche economicamente, come, how do they survive, I mean, with their music, if they don't have, like, a large audience, but... So most of them, you think they have another job, or like they try to, cercano di crearsi loro tour, forse? Yeah, at one point, if in the artist they start latching on to like a live touring situation, then they make a little bit of money from that. So, you know, perhaps they're like, might be on tour a lot, you know, traveling with a small crew and their van and going from town to town and doing club gigs. Not going to make a lot of money, but perhaps, you know, you make enough to survive. There is a lot of different stories. I mean, some artists don't even tour. They're not live performers. Oh, know? Okay. That's interesting. So, ad alcuni artisti non piace andare in tour. O hanno difficoltà, that, magari, molti artisti a esprimersi dal vivo nella stessa maniera in cui si esprimono in studio. Può capitare anche quello. Chiaramente diventa più difficile promuoversi se non si fanno concerti dal vivo, ma esistono anche piattaforme tipo i video musicali, YouTube, e i vari streaming services, quindi sì. Magari... And you help them, vero Saverio? Tu li aiuti in questo anche? No, I don't do any of the business part of it. I've tried in the past. I used to run an indie label, which was called Savannah Records, you know, 15 years ago or so. I decided to create this label, and I released through, you know, iTunes and CD Baby, you know, the digital platforms that started to release these indie records. But honestly, at one point I even got physical distribution through the Whole Foods supermarkets. And, you know, and we did some in-store performances with this one artist, and it was a great experience. But I must say that it was so very difficult and time-consuming for me.
And in I don't find cioè spendevi troppo tempo che non era proficuo. Troppo tempo. E quindi I decided not to, you know, do that anymore. Io mi sono concentrato, I like to focus in the recordings, arranging, producing, mixing of music, but I don't do any of the shopping. Yeah, When like the budget let's is see the over, marketing I tell the side. artists, you know, this is your master, your record, you know, sell it, do whatever you have to do, or go get yourself a record deal or a management, but I can't do any of that stuff. Non posso, perché non è parte del mio Sì. Divento un lavoro. Sì, e tu, tra l'altro, Saverio, tu nasci come bassista. Ho visto delle foto tue con i capelloni al vento nel deserto. I mean, long hair. Perché tu eri un bassista per la band, se lo pronuncio Astaroth, bene, era la prima band, Astaroth. sì. Beh, sono stata una delle prime band metal italiane, sì. Noi eravamo, we were teenagers. I don't know if I should speak Italian or English. Allora, il gioco qui, nei miei live video, in questo caso tu sei italiano, puoi parlare italiano, secondo me, e magari se c'è qualcosa di interessante da dire in inglese, poi io la posso tradurre. You know, I can translate some Allora, sì, io ho cominciato la mia attività musicale come bassista per una band metal che formammo con degli amici a Roma nei primi anni Ottanta, e abbiamo girato per i primi anni fra l'Italia, l'Europa, la Svizzera, la Germania, l'Olanda. Oh, sorry. So what happened? Ah! Scusa, non so, ho toccato. Scusa. E abbiamo fatto una serie di concerti e anche un disco in Olanda nel 1985, credo. Poi nell'87, con tutta la band, siamo venuti a vivere a Los Angeles E perché come mai? speravamo. How come a lei? Come mai avete Los scelto? Angeles perché speravamo di poter trovare un contratto discografico qua a Los Angeles, c'era una scena musicale rock importante qua a Los Angeles, e quindi abbiamo pensato che fosse giusto provare questa carta. Yeah, you found that you wanted to try to make it, you know, to make it here in LA with Yes, your back in the band and day, find a contract. exactly, back in the day in Italy it was extremely difficult to find a record deal if you played heavy metal music. You know, heavy metal music was something that was not accepted by the media, by the record companies. So, you know, we managed to get the first record deal in Holland, and, you know, to have one vinyl out, which sold okay in the order, I think, of the 20,000 copies, you know, which was okay for an Però, indie good, project. yeah, sì. And then we toured, you know, but then the record company was sold to a major company and we got Oh, è stata dropped. So, venduta? Questa compagnia è stata venduta a sì, un'altra compagnia più grande, più la casa grande. discografica, E sì. noi siamo stati lasciati a casa un'altra band che si chiamavano Merciful Fate, sono stati firmati da questa più grande label e noi siamo stati eliminati insieme a tutte le altre band della etichetta discografica. So we decided to come to the States and we spent about 2 years playing in clubs and trying to make it, but we did not. There was a very strong competition. C'era una competizione molto forte a Los Angeles e quindi non siamo riusciti ad imporci con la nostra musica qua. Infatti La ho letto band in un tuo sciolta. YouTube, hai detto che c'erano, ho letto in una, tu hai rilasciato pochissime interviste, ma hai detto che c'erano 2500 band quando siete arrivati, 2500 There bands was in LA a, there when was, you yes, were. there was at that time a magazine which I don't know if it was connected to LA Weekly or it was, anyway, it was a weekly magazine of music called BAM magazine, and they did a survey in 1987 of the active bands playing in clubs in the Los Angeles County, and they came up with that number. I think it was 2,400 and some, you know, Wow, almost mamma mia, 2,500 sì. bands, and Hanno fatto statistica, sì. only about probably I want to say 0.1% of those bands actually got signed to a record contract.
you know, maybe out of 2,500, maybe like 20 bands got signed, you know. And some of them became famous, like Guns N' Roses became famous, and, you know, there were other bands, some a little harder, like, you know, of course, Metallica, they've gone to San Francisco, Armored Saint, there were some metal bands, and then some lighter bands like Warrant. Ma tu hai lavorato, vero? Hai lavorato con alcune band di heavy metal qui, con alcuni artisti come produttore? Ti è capitato? Sì, è capitato. Hai potuto magari anche collaborare o anche come bassista? Sì. Beh, qualche cosa, sì, anche presentazione, mixaggio. L'ho fatto talmente tanti di progetti in questi anni che sinceramente non mi ricordo. That's why I said, guys, Wikipedia is good and your website. Ad esempio, ultimamente ho scritto del materiale che non è ancora uscito, però per una band locale molto molto forte che si chiamano Contra Cult Collective, che stanno su Roadrunner Records, che è un industrial metal band, veramente molto molto bravi, e poi nel tempo, ad esempio, per l'Italia una volta con questa favolosa band di Milano che si chiamano Lacuna Coil, che hanno una cantante molto molto brava che ha fatto un duetto con Franco Battiato persino, io ho registrato e produssi quella session di registrazione qua a Los Angeles, e poi mi è capitato di lavorare grazie a Vasco, ho avuto la fortuna di lavorare in studio, abbiamo organizzato una session con Slash dei Guns N' Roses, infatti, quella è stata un'esperienza bellissima, perché veramente lui è un musicista eccezionale, con un grandissimo suono di chitarra, ma anche una personalità bella, è stato... Siamo rimasti in contatto per un sacco di tempo, andavo a casa sua a visitarlo, poi ero diventato con la mamma. È successo qualcosa di... Hai un'esperienza carina da raccontare che è successa magari con Slash in quel... Ma guarda, proprio stavo per dire, con Slash è successa una cosa molto particolare, in quanto non mi ricordo per quale motivo, però a un certo punto Slash aveva il desiderio che conoscessi sua mamma, perché... Slash che aveva detto, dovresti conoscere mia mamma perché è una grande amante dell'Italia. So Slash said you should get to know my mother because she loves Italy, okay. Yeah, and so I actually went and met Slash's mom. You met Slash, la mamma di Slash? Yeah, it was like, kind of, you know, we all went out, you know, for dinner one time, and then numbers, and we started to get together at, you know, Starbucks on Santa Monica Boulevard and have a coffee and talk, and she was very artistic. She worked with a lot of people, perché la mamma di Slash era una costume designer. Okay. E quindi aveva fatto, per esempio, i costumi per David Bowie. David Bowie ha fatto non so se Ziggy Stardust o The Man That Fell on Earth, comunque ha fatto dei lavori importanti con... Quindi c'erano storie da raccontare. Poi purtroppo si ammalò ed è venuto a mancare, quindi è stato un momento, sì. Ola Hudson è una... Sì, perché insomma tu eri entrato nella famiglia Slash, cioè they let you in, you know, ti hanno fatto entrare... Per un periodo sì, poi dopo lui ha avuto distaccato, ho avuto un divorzio, un casino tutto suo, e quindi non l'ho più sentito, e devo dirti la verità, non sono più in contatto. Non sei più in contatto? Perché... Non ti ha mai capito un messaggio? No. Beh, perché Los Angeles è un po' così, no? Si va molto quando si lavora assieme, si è in contatto. Ma è normale, è naturale, perché quando si fa un progetto musicale, ad esempio, a volte ci si ritrova in studio tutti i giorni, magari per un mese, magari per due mesi, e così intensamente che uno, vuoi non vuoi, si diventa amici, si comincia a uscire assieme, eccetera. Poi dopo, magari uno parte, va in tour, e per sei mesi sta in tour per il mondo, o non c'è più. It's understandable, yeah. If the singer goes on tour, it's not that he's not thinking of you, but it's like, he's gonna live a different life. It's that chapter is closed. Quel capitolo... And the same is for me. When I have another artist that comes to the studio, all of a sudden, 100% of my energy
it goes into the new artist I'm producing, and therefore I lose touch with maybe the previous band or artist I work with, and it's absolutely normal. You know, it's the way that, you know, and then eventually you run into each other in a recording studio 3-4 years later and you go, hey, it's great to see you. And then, sì, forse un po' in generale, magari ancora di più con lo show business, questo, non so se you know, they say in Hollywood that in music business, there is no weddings and no divorces. There's no way there is no divorce. Like, no, non c'è nessun modo che... Non ci si sposa e non ci si divorzia. Non ci si sposa e non ci si divorzia. Nel senso, sono tutte storie, no? You go along for a while and then, you know, you go. It's not like, you know... That's what, I don't know who told me that a long time ago, but it's stuck because it's sort of true. You know, you're constantly on a... new love affair when you're in the studio with no è vero no è in quel momento che duri è vero che duri 6 mesi, 1 anno, 2 anni, sei con quella persona, poi ti lasci e dopo magari ti riprendo, magari finisce per sempre. Questo sì, fa parte, mi ricordo anch'io. I mean, when I danced, I used to dance, it was the same, you know, with the dancers, like all like chitting, chatting, like all together, e poi ognuno strade diverse, spettacoli diversi, tour diversi. È normale. Poi magari a volte con gli artisti invece ci si ritrova a fare un altro disco, così, ad esempio, in una maniera o nell'altra, a livello di produzione esecutiva, di casting, di co-writing, di producing, di arranging. Io sono 28 anni, ad esempio, che lavoro con Vasco. Mamma mia, 20 years you work with Vasco Rossi. Sì, credo che quest'anno... Siete proprio sposatissimi. No, perché magari non ci si vede per 6, 7, 8 mesi anche. Dopo lui ritorna qua a Los Angeles, sta qua 3 mesi e si passa un sacco di tempo assieme. A volte c'è la grande fortuna di poter scrivere delle canzoni assieme. A volte c'è la grandissima fortuna che queste canzoni escano magari sul mercato e diventino anche delle canzoni di successo. Come infatti, c'è stata la bellissima canzone, sto pensando a te, è nata nello Speakeasy Studio, vero? È nata nello Speakeasy e così tante altre, no? E vabbè, quando si lavora con un artista di un talento eccezionale come Vasco, è solamente una fortuna riuscire a essere al suo fianco e riuscire a partecipare alla scrittura, riuscire ad avere delle idee che poi possano svilupparsi e diventare qualcosa. Infatti, a proposito di questo, by the way, like talking about ideas, I always be interested, mi è sempre interessato come nasce una canzone, cioè di solito un album di un artista è formato da 16 pezzi, vero? 16? No, less, 12. Ok, 12. Però ogni pezzo deve essere musicalmente differente, parole diverse, cioè come fate... Oh, tu hai detto una cosa bellissima. You said something beautiful. You said, for me, music comes from silence. La musica nasce dal silenzio. E di solito è il contrario per un artista. Cioè, per esempio, for a writer or for a dancer, like, we need to hear music to be inspired. For you, it's the opposite. So, how the instruments and the words come to you in the silence? Like, do they come first? Like, gli strumenti arrivano prima e poi le parole, come questo connubio. Guarda, non c'è mai una regola fissa e precisa. There is never like one single rule. You know, a song can be born in so many different ways. Mm. Qualche volta parte un giro di chitarra armonico che ha una sua bellezza e magari questo può ispirare un cantante a metterci una melodia e poi possono nascere delle parole. A volte ci può essere un'ispirazione che nasce da un testo che è scritto e letteralmente attraverso le parole si cerca una melodia arriva che abbia, dia ancora più forza a quel testo che è scritto. A volte nasce tutto assieme. Mi capita, quando dico la musica nasce dal silenzio, perché veramente per me, se io... spengo la radio, la televisione, ogni mezzo di e mi metto ad occhi chiusi in silenzio, purtroppo per fortuna, nel maggior parte dei casi per fortuna, sento della musica. Ok, so when you, okay, because some people, ciao Emily,
one of my students, by the way, she's online. So when you are in silence and you close your eyes, you hear music. So you hear the notes, e senti le note, and then you write it down. It's the same thing as if you were putting on your, you know, headphone, your pad, and you're listening to music on Spotify or iTunes. You're listening to songs, right? Those songs are the songs that are already existing. They actually, they are, you know, on the radio already. They've been done, okay? For me, there is a radio, which is an invisible radio that doesn't exist. And if I shut everything else and I just tune into this invisible radio, I actually hear songs, you know, sometimes in their, you know, entire format. I actually hear music, you know, it can be, you know, anything. It can be a melody, and it just comes. And you know, oftentimes I might not be in the studio. I might be like, I don't know, I'm up in, you know, hiking in the park. So I'm trying to remember it. And, you know, the catch of it is that I'm a terrible, terrible singer. I can't sing to save my life. So I make myself voice notes, trying to get as close as possible to the melody that I'm hearing in my head. And then, you know, when I can, I go to the studio and sit on the piano or the guitar and trying to find, you know, the harmony that goes with it and try to literally duplicate whatever I was hearing in my head. And not all the time one is lucky enough to actually get this type of inspiration. I think that's the most ideal situation. You know, you sit there and, you know, ideas just, they flow, they just come. Right. I think that it's probably the same thing for like painters or, you know, writers. That's true. You have words coming, but somehow it's a big mystery. It's the biggest mystery, you know, where is all of this comes from? We don't know, but it just, it's there somewhere and we're just grabbing it. And it's almost like, you know, rather than calling ourselves composers or, you know, songwriters, so we could be, I don't know, called facilitators, you know, where we facilitate this music that is out there. This talent that is coming to you, and you are, come se tu fossi the channeler, you know, they channel through you. Come in se un tu certo incanali... senso, sì. In un certo senso, vero? Come se tu incanalizzassi, si può dire? I don't know, incanali questo talento, questo dono, you know, you're channeling this gift. This gift is coming through you, and then you express it through your words and instruments. But la cosa affascinante, però, è come puoi riuscire ad avere così tante canzoni diverse, cioè tutte con melodie diverse. Maybe you get an inspiration from other songs or from maybe even books, dai libri che leggi, magari, o... Well, you know, I mean, obviously there is always an influence that comes from whatever you're listening to, because non c'è niente da fare, siamo umani, e quindi a volte ascoltando una cosa, magari quella può influenzare una possibile idea. But sometimes inspiration can come from a book, can come, you know, maybe you're watching a movie and, you know, there is some emotions. I penso che sia legato alle emozioni. I think it's connected to your emotions. But yes, see. You know. And maybe persone, anche essere arrabbiati a volte, essere incavolati, proprio incavolati, aiuta, perché magari si arriva in studio e uno ha voglia di quel giorno di spaccare tutto, invece che spaccare tutto si prende su una chitarra e si comincia a fare della musicatura. Cioè tu, è vero, di sfogarsi, no? To give vent with you're angry, you say, oh my god, and you just produce like some music, you start writing, or a writer start writing, a dancer starts dancing, instead of crying, you know, on yourself, invece di piangerci addosso. E, no, questo sì, mi ha sempre affascinato, perché quando ascolti come Vasco, ovviamente, dici, mamma mia, com'è possibile? Tutte canzoni diverse, melodie diverse. Secondo te are you thinking to go back and maybe produce some Italian artists in Italy? Hai pensato di andare in Italia e produrre qualcuno a Roma, dove vivi? O... In passato, ma adesso devo essere sincero, non più, perché sto qua da talmente tanti anni, ormai sono 33 anni che sono qua a Los Angeles. 33, sì, dal 90. Ormai, diciamo, la mia vita è qua e mi risulterebbe un po' difficile, anche perché
perso un po' il contatto con quello che è la realtà musicale di oggi in Italia. Secondo non ascolto la radio italiana, non conosco la maggior parte degli artisti, al di là di quelli che passano per Los Angeles e che mi capita di incontrare, di conoscere direttamente, io non so, e quindi sarei un po' forse un pesce fuor d'acqua rispetto al mercato italiano, rispetto alla musica italiana. E poi ho questa grandissima fortuna, ho avuto, di collaborare con Vasco e di continuare a farlo, e infatti, quindi già, diciamo, una volta che in Italia si lavora, diventa un po' difficile poi fare magari altre cose, non lo so, e non ci ho provato in passato, sì. Poi ovviamente non si sa mai nella vita, voglio dire, nel momento in cui arriva, passa un artista, si crea una situazione, una sinergia con qualcuno, ad esempio avevamo previsto, al di là di questo sfortunato periodo della pandemia, avevamo previsto di fare delle scritture qua a Los Angeles con Mauro del Canzoniere Grecanico Salentino, che è un gruppo di grandissimo talento che propongono pizzica e taranta in maniera tradizionale dal Salento. E avevamo pensato di fare qualcosa di ibrido qua a Los Angeles, già anni fa avevamo lavorato assieme. Ci sono state delle altre realtà di dischi che sono stati prodotti e poi usciti per l'Italia. Però comunque adesso a me in realtà il mio grande desiderio è di trovare dei giovani forti qua a Los Angeles e fare del rock. Io ho voglia di tornare a fare rock, ho voglia di lavorare. Ma infatti se ho letto che tu hai riprodotto l'album della tua band Astaroth, avete rifatto, inciso un nuovo sì, disco della band. Quello è stato un viaggio particolare perché nel 1989 la band si era sciolta, avevamo a quel punto una decina di canzoni, di brani, che non erano state mai registrate in maniera professionale perché stavamo aspettando di trovare un disco, un contratto discografico per fare il disco. Right, Il disco non era mai stato registrato, avevamo solamente dei provini su musicassetta, te le ricordi? Sì, quelle le cassette, cassette si chiamano. E avevamo queste cassette che abbiamo ritrovato letteralmente, è stato Ian D'Amore, il batterista della band, che è a New York, vive a New York, lui ha ritrovato queste scatole con queste registrazioni delle prove che facevamo in sala Fantastico. E quindi c'è stata questa idea di rimettere sulla band, non per far tour o cose, perché insomma no, però per registrare finalmente e avere una giustizia poetica a questo. I love what you just said, like a poetic, to have a poetic justice. I love it, Saverio, che bello. But it was so much fun to do that, you know, first of all to spend time with Max and Jan, which, you know, the original members of the band. Ma voi siete sempre in contatto, vero? You're always in touch. See, we're still friends. We're not in contact with our original singer, Bob, but, you know, he moved back to Rome back in the early 90s, we think, and there's been a lot of stuff that happened there I'm not going to talk about, but definitely somebody that we have not been able to, I mean, we kind of like reached out and said, are you interested in possibly doing this? And he said, absolutely not. I haven't sung in 25 years and I'm not intentioned. So we found a young talented singer here in Los Angeles, which he had a voice that resembled, you know, the young voice of Bob. Che assomigliava a quello volevo cantante. E per questo abbiamo preso quel ragazzo a cantare in quel progetto, perché aveva la voce più simile a quella di Bob di 20 anni prima. Hai un consiglio per chi vuole, who wants to break into the music business? Do you have any other advice? Well, I say definitely, like, you know, I mean, work on your craft, make sure that you are there every day doing it. You know, if you want to become a musician, play the instrument every day, study it, understand it, love it. And if you want to become a songwriter, you know, keep writing your songs, you know, and keep an open mind, you know, try to work with other people, and other people listen to your music, and you gotta have an open mind and be able to accept criticism too. You know, not everything that we write is phenomenal and is to accept criticism. You know, people that can come and critique you, or to be open, like open to accept anything. Be open, and be open. Always,
and don't give up, you know, keep on doing it. You know, if that's what you want to do in life, go for it. Don't give up. Believe in your dreams and be humble at the same time. You know, I mean, there's definitely arrogance is not a virtue that is appreciated in a recording studio. Please remember, guys, whoever is listening, let's be humble again. If you're in a creative process with other people, you know, you gotta be open-minded, you gotta be open-hearted, and the common goal is to create something beautiful. And so if you decide to work with other people, have an open mind and be humble. You know, there is no room for arrogance. There is no room for, you know, bad attitude in a studio, because vibration, music is vibration, is invisible. And if you alter, you know, in a negative way, that positive vibration, I guarantee you, no good music will come out of it. So yeah, the experience can be extremely rewarding, extremely fun, and extremely constructive if you keep an open mind. Open mind. Mm-hmm. And an open heart, and you're thinking not at your own ego, but at the common good, which is ultimately music itself, which is our goal, our muse, our inspiration, and it makes us feel good, and it feels so good, you know. Certe volte io non lo nego, come qualsiasi altra persona al mondo, ho dei momenti giù, e a volte riuscire a trovare la forza di arrivare in studio a prendere la chitarra, a scrivere qualche cosa, magari c'è un po' di frustrazione all'inizio, c'è anche tanta frustrazione se le cose non arrivano come le vorresti o non riesci a tirare giù quelle idee, come dicevamo prima, ascoltandole non riesci a tirarle fuori come vorresti o come devono essere, ma il momento in poi dopo in cui qualcosa avviene, oh, it's a great feeling, si sente così bene. And it's true, you have to just what you said is precious, è prezioso, perché like everyone in life, you know, okay, I have to go to the office, or I have to write. Just, you have to start, devi iniziare, and then it's a habit. I think it's a habit to go against your frustration in that moment, and then once you start, you feel better. I mean, anche a me succede un po' con la scrittura, io scrivo più che altro, non musica. Però anche con, no, I have to write, devo scrivere, okay, let's do it. And then when I start, quando inizio, oh, okay, this is great. And then maybe I write for an hour. Magari solo per un'ora, però intanto mi avete... Capitano, ma io ti ringrazio. Ciao. Saverio. Ciao a tutti. Ciao. A presto. Ciao. Vi aspetto presto con un nuovo guest e una nuova storia. Join me. Baci e abbracci. Sarasiela La Land.